Grazie a tutti voi, grazie per l'invito di questa giornata dedicata al microcredito, al sindaco di questa città, dottor Venezia e i suoi collaboratori. Io voglio aggiungere solo poche cose a quanto il sindaco poco fa ha introdotto su un argomento importante, alcune valutazioni che voglio fare qui in questa regione, in Sicilia. La città di Troina è stata la prima città che ha scommesso politicamente sull'economia sociale di mercato come strumento operativo di servizio operativo ai cittadini. Economia sociale di mercato che è l'alternativa all'automatismo del mercato. Da una parte c'è il mercato con le sue regole che miete ovviamente utili ma anche molte vittime e questo comune si è organizzato a dare delle risposte contro la crisi, contro una serie di fattori negativi e ha messo in campo alcuni strumenti concreti per sostenere tutte quelle iniziative imprenditoriali che le persone, uomini, donne, giovani vogliono intraprendere, non abbiano il solo interlocutore con il sistema tradizionale bancario. Allora noi abbiamo in questo comune portato due tipi di proposte, poi il dottore Paoluzzi spiegherà meglio di me gli aspetti più tecnici dell'operazione. Io mi soffermerò soltanto sulle strategie che abbiamo concordato con questo comune come ente pubblico nazionale, cioè quello di sostenere tutte quelle attività che sono considerate oggi dal mercato non bancabili, cioè tutte quelle persone che vanno in banca e oggi non avrebbero la possibilità di accedere al credito. Allora noi ci rivolgiamo a tutte queste persone, cioè la mano pubblica si allea per dare una risposta a quel fenomeno che ormai in Italia si sta sempre più allargando, di persone che per una serie di ragioni, di rating internazionali, di regole che il sistema bancario si è dato, non possono accedere al finanziamento bancario. E questo ha creato in questi ultimi anni un grande problema nel nostro paese, perché ha aumentato la fascia della disoccupazione, ha aumentato la fascia degli inoccupati, ha aumentato cioè quel disagio sociale che se una persona anche munito di idee non può accedere a realizzare la propria impresa, non può scommettere su se stesso. E questo ovviamente crea un problema di natura sociale, di natura economica, perché un cittadino che non ha la possibilità o la speranza di poter intraprendere qualcosa rischia in modo inesorabile di rimanere nella fascia della povertà, no? Vita naturale. Se poi non è sostenuto dalla famiglia, non è sostenuto dai genitori o viceversa, questo fenomeno diventa un peso per la comunità, perché comunque quella persona sarà costretta ad essere un cliente dei servizi sociali comunali o ancora peggio una manodopera per la criminalità organizzata. Allora questo comune insieme ad alcuni altri Italia ha inaugurato una nuova stagione, cioè quella di poter consentire a tutti coloro che hanno un'idea imprenditoriale di poter accedere al credito. Come? Grazie al Comune con un progetto che poi il Sindaco vi ha spiegato e anche grazie a un fondo di garanzia nazionale messo a disposizione dal nostro Paese per realizzare, dare garanzia a chi non ce l'ha. Abbiamo sottoscritto un accordo grazie al Comune con la banca locale, con la BCC e siamo in grado con i nostri tutor che sono qui presenti di portare poi con un meccanismo che Paoluzzi, il dottore Paoluzzi vi spiegherà, di portare al finanziamento le persone che hanno un'idea di fare. Questa è una cosa concreta, non stiamo parlando forse faremo domani, dopo domani. Abbiamo iniziato questo percorso già da un po' di tempo e
il sindaco di Torino è un comune pilota, oggi ho incontrato sindaci e amministratori dei comuni di Vidro, che questo progetto può espandersi a macchia d'olio in tutto il territorio regionale e consentire a ogni persona che vuole aprire un'impresa e oggi è preclusa di poterlo fare grazie all'iniziativa del comune, grazie all'iniziativa del nostro ente nazionale, con una garanzia pubblica che offriremo fino all'80% e un'altra garanzia messa a disposizione dal comune di Torino. Ecco, questo è il messaggio strategico. Qual è l'azione pubblica di questa operazione? Che dà un disagio, domani mattina possiamo trarne un vantaggio. Una persona che oggi ha un costo, domani con questa operazione, con questo progetto, può diventare non solo un contribuente, non solo un nuovo consumatore, non solo un nuovo cliente delle banche, non solo una persona che può mettere su famiglia e non dipendere più da altri. Quindi da una negatività e un costo diventa una utilità. Quindi anche un'azione, diciamo, intelligente sotto questo aspetto. Quindi io non voglio aggiungere altro, sindaco, sperando di ritrovarci qui per inaugurare le prime aziende, che so che sono già in itinere molte richieste, e fare quell'accordo con i sindaci, saluto il sindaco, il nostro amico che è qui presente, proprio per ascoltare anche questa iniziativa, per promuovere nei prossimi giorni, nelle prossime settimane anche un accordo, un protocollo d'intesa con tutte le amministrazioni che vogliono aderire a questo progetto inaugurato dal dottor Venezia e dal comune di Torino. Ecco, io vi ringrazio perché questa città ha avuto la sensibilità di studiare nuovi meccanismi. Voglio solo aggiungere, sindaco, che le vocazioni naturali di questa terra, di questa provincia, possono essere anche forieri di nuove attività, perché il progetto di microcredito che stiamo portando avanti qui in questa provincia può diventare, no, l'iniziativa per esportare il know-how, per esportare qualità di prodotti, per esportare produzioni che oggi rimangono solo nel sistema del commercio locale. Noi, per far vincere questo progetto, abbiamo bisogno di immaginare, di inventare delle strutture che possono andare oltre i nostri confini e portare dei soldi freschi, perché altrimenti se i soldi sono sempre gli stessi che girano nella stessa comunità, si rischia soltanto di fare della concorrenza. Oggi vedo che ci sono aziende che fanno produzione di prodotti che sono altamente qualitativi dal punto di vista dell'artigianato, che fanno un'operazione e possiamo agganciarle ad altre strutture a livello nazionale e internazionale per promuovere i prodotti e l'esportazione anche nazionale e internazionale. Questo è il sentimento che hanno da questo progetto e con questo cenno di saluto volevo ringraziare il sindaco, la sua amministrazione, tutta l'amministrazione comunale